Sì, perché stavamo raccontando il gran gol di Tommaso Cancellotti. Peccato non sia servito per i 3 punti, Tommaso. Sì, guarda, è proprio quello che ho pensato appena l'arbitro ha fischiato la fine della Ma sei partita. stato anche ammonito dopo la partita? Sì, purtroppo sì, mi sono avvicinato all'arbitro, insomma, in modo garbato ed educato, dicendo che l'episodio che insomma ha portato al secondo gol era un attimino rivedibile perché era rimessa dal fondo per noi, comunque sono cose che succedono. Mi dispiace perché mi sono avvicinato all'arbitro con la massima educazione ed è un peccato perché magari un minimo di comunicazione tra giocatore e la terna ci poteva stare. Peccato, ne faccio comunque sia una lezione diciamo che non si ripeterà, ecco. Il gol. Il gol è nato da un'azione, diciamo, in contropiede. Luca Palmiero me l'ha toccata e non avevo altre possibilità, quindi ho deciso di calciare. È andata bene, sono contento, ma comunque sia amareggiato per il risultato. Preferivo, come ho detto, non segnare e portare a casa i 3 punti. Ti chiedo un'ultima cosa, Tommaso. Cancellotti, stagione 2021-2022, inizio stagione 2022 di Tommaso Cancellotti. Il giocatore è lo stesso, ma le prestazioni sono completamente differenti in campo. Mi sai, anzi, ci sai spiegare perché? Sì, guarda, diciamo che ogni anno se, sicuramente aver trovato un gruppo che lavora veramente al 200% tutti i giorni mi permette di poter, come ho detto prima, a me e agli altri di alzare sempre l'asticella. Essendo qua da 2 anni, questo è il secondo anno, sicuramente mi sono, diciamo, responsabilizzato nei confronti della piazza, della città, del gruppo, quindi spero e voglio continuare su questa strada. E insomma, poi diciamo che sono contento e niente, speriamo di continuare così.